Aria Sanremo è un concorso importante, è un concorso che dà la possibilità a tanti giovani di potersi esprimere attraverso la musica, un concorso che da circa 13 anni realizza i premi e questo non può che farmi piacere, intanto sia sotto un profilo artistico ma anche sotto un profilo di, ecco, di poter dare considerazione a quelli che sono i messaggi che questi giovani portano su questo palcoscenico, e devo dire che veramente la qualità della musica è veramente alta. Io mi onoro di tutto questo perché da tanti anni realizzo i premi speciali del festival, ma anche dei premi che vanno, ecco, a tenere vivo il ricordo di alcuni dei grandi della musica italiana. Realizzo il premio della critica Mia Martini, il premio della sala stampa Lucio Dalla, ma anche i premi numero uno Città di Sanremo, che quest'anno arriva alla 12ª edizione e premia tutti coloro che hanno fatto conoscere il Festival della Canzone Italiana del Mondo, ma anche il premio Dietro le Quinte. Io vengo a Sanremo dal 2006, inizio questo mio cammino insieme a un grande della musica, un grande calabrese, Mino Reitano, che mi invitò a Sanremo per degli eventi. Da lì nasce questo mio rapporto col Festival. Nel 2010 conosco Mauro Mazza, allora direttore di Rai 1, e da allora divento l'orafo ufficiale dei premi speciali. Ovvio che dietro a tutto questo c'è tanto lavoro, perché poi quando realizzi un'opera ti devi confrontare su quello che può essere l'espressione dell'opera, un'opera che poi possa piacere ovviamente anche al pubblico finale. Devo dire che in questi anni abbiamo fatto tante opere che sono state molto apprezzate e questo non può che gratificare il mio lavoro, il lavoro dei miei collaboratori. La cosa più bella di questa serata è stata proprio vedere la felicità negli occhi di questi ragazzi che hanno fatto una tappa importante nel loro percorso artistico e un'altra tappa di avvicinamento a un festival che si presenta veramente, veramente il festival più glamour degli ultimi anni. Il maestro affidato, che ormai realizza da tantissimi anni i premi per Aria Sanremo, sempre più l'orfo del festival. Il maestro affidato è un amico, oltre che il maestro, è una persona di una disponibilità a cui bisogna rendere merito. È l'orafo del festival, sì, possiamo dire tranquillamente questo, anche se è riduttivo, perché so che nella sua capacità lavorativa il festival è solamente una delle perle che sono incastonate nel diadema di tutto quello che fa il nostro amico Michele. Passano 20 e tu ci sei, Nausica, contentissimo, hai superato la parte più importante di Aria Sanremo. Diventa, forse non è più un gioco, diventa una cosa seria? Penso che sì, diventi una cosa seria, perché io sicuramente ce l'ho messa tutta, ho provato a portare il mio mondo e condividere il mio mondo insieme a tutte le persone che mi hanno ascoltato e spero che sia arrivata l'emozione che provavo anch'io, perché penso di avere proprio qualcosa da dire e da condividere, l'unico modo in cui riesco è attraverso la musica e la mia arpa. Simone Paolini, Vincenzo D'Angelo, Elena Barbati, Marcello Paolini, Marco Capobianco. Siamo veramente emozionati, ci siamo impegnati tantissimo per questo concorso. Tra l'altro abbiamo saputo che c'erano tantissimi partecipanti e infatti anche per questo, diciamo, è stato ancora più bello ricevere questo premio e avere l'opportunità di concorrere per accedere alla finale di Sanremo Giovani.